dice? Scaduto il bando per l'affitto a canone libero di 11 fari storici in Italia, tre le proposte giunte per quello di San Domino, le isole Tremiti. Il servizio da Roma. Ostelli, alberghi, ristoranti, strutture di promozione del territorio, luoghi di aggregazione culturale. Alcuni vecchi fari, da anni abbandonati all'usura del tempo e della salsedine, potrebbero risorgere a breve in una di queste vesti. 39 sono infatti le proposte di recupero di fari di pregio storico inviate da cittadini e associazioni all'Agenzia del Demanio e al Ministero della Difesa alla chiusura del primo bando di gara fatto in Italia per l'affitto per massimo 50 anni di 11 fari di proprietà dello Stato. Tre di queste riguardano il faro di San Domino, le isole Tremiti, un da quando nell'87 fu distrutto da una bomba. Questi beni, che oggi funzionano ovviamente ancora con la loro funzione di segnalamento, per cui la lanterna è sempre attiva di notte, hanno un problema alla struttura di base, quella che ospitava i guardiani, che non ci sono più perché sono tutti automatizzati questi fari, e quindi le strutture rischiano di andare in degrado progressivo. Un'apposita commissione in questi giorni sta iniziando a valutare le proposte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sì, ma in relazione a progetti che garantiscano il recupero del faro, la manutenzione, la fruibilità al pubblico, lo sviluppo sostenibile. A marzo si conoscerà il nome di chi riporterà all'antico splendore il faro di San Domino. Mi aspetto che su questo faro l'intervento che verrà realizzato sarà di grande significato per la comunità, potrà dare anche lavoro a persone che realizzeranno l'opera e soprattutto quelli che lo gestiranno. Presentato il bando per l'assegnazione.